pensa ad una patrimoniale sulle grandi ricchezze che potrebbe buttare 15 miliardi l'anno, ad una sovrattassa sui capitali scudati, alla tassa di successione che è stata abolita in previsione della dipartita Cavaliere. Ci vogliono risorse per fare un fondo per la crescita, per lo sviluppo, per l'occupazione dei giovani. Occorre diminuire le tasse sul lavoro dipendente e sulle pensioni. Se siamo qui è perché di queste cose siamo convinti. C'è un'altra cosa che va citata, e va citata in faccia a coloro che pensano che essere qui sia una scelta demenziale. L'articolo 8 della finanziaria, cosa c'entra con la finanziaria? Fine dei contratti collettivi nazionali di lavoro, fine dell'articolo 18 sulla giusta causa per i licenziamenti. Un sindacato, uno qualsiasi, potrà, se passa l'articolo 8, firmare in azienda un accordo con estensione erga omnes che licenzia. Siamo in piazza dal 92 con l'articolo 18, non ci hanno chiamato neanche, non hanno chiamato noi, non hanno chiamato la CISL, non hanno chiamato la UIL, non hanno chiamato Confindustria, che avevano fatto un accordo su questa stessa materia il 28 di giugno, non hanno chiamato nessuno, e Sacconi con un intervento che io ritengo antidemocratico e autoritario, spacca il paese e si accanisce sui lavoratori dipendenti con l'ideologia di chi pensa che le colpe sono nostre. Ieri è uscito un sondaggio, l'avete visto? Uno di quei sondaggi che una volta il Cavaliere citava a sostegno del suo consenso personale nel paese. Quasi il 70% degli italiani dà un giudizio molto negativo o negativo della manovra. Il 63% degli italiani la considera iniqua. Il 50% degli italiani, non solo di chi lavora o è in pensione, il 50% degli italiani si dichiara d'accordo con lo sciopero demenziale della CGIL.